Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Ugo, sono con Fabrizio Ciao. di Nuova Equinia. Vogliamo oggi parlare un po' dei nostri cavalli, Fabrizio, no? Sì. Perché come tutti i centri, le scuole di equitazione, ovviamente poi ci sono i nostri amici cavalli, ne abbiamo di diverse razze, parliamo un attimo così spieghiamo anche le scelte che abbiamo fatto in questi anni. Esatto, qui a Equinia abbiamo adesso attualmente 20 cavalli, 12 adibiti diciamo al lavoro con la scuola e con i nostri ragazzi. Ci sono due puro sangue, un trottatore, un selle italiano e poi il nostro cavallo di battaglia che sono i nostri pony di Esperia, appunto. Che per chi viene qui li vede, non hanno una stazza molto alta, sono cavallini, Sì. diciamo, neri, Sono 1,40, completamente neri. sì, sono tutti cavalli particolari perché sono i nostri cavalli italiani, fanno parte dell'associazione, del nostro patrimonio italiano, Esatto, e diciamo. diciamo che è una rarità perché le razze italiane per lo più si sono un po' tutte un po' mischiate negli Sì, ultimi anni, no? non ce n'è tantissime, però questa qui è proprio una razza autoctona italiana, infatti fa parte dell'associazione ANAREI, che è l'Associazione Nazionale Allevatori di Razze Equine, e in più noi collaboriamo con l'associazione ANAPE, che è quella dell'Associazione dei Pony di Esperia. La zona Di di origine. origine è tra la zona di Frosinone Latina, nei monti Aurunci e Ausoni, e sono completamente allo stato brado. E noi da quando siamo venuti, proprio quando abbiamo aperto, abbiamo cominciato a collaborare con gli allevatori giù di Frosinone. Certo. E da allora ne abbiamo addestrati più di una decina. Ecco, questa è una cosa importante perché tutti i cavalli, tutti i pony di Esperia sono stati addestrati da te, dal Michele, insomma, Sì, qui tutti quelli internamente. che sono venuti da noi, sì. Esatto, quindi arrivano qua che sono dei fogli bianchi e vengono poi addestrati in base a quella che è la nostra filosofia, quindi sono Esatto. animali che molto tranquilli, che hanno comunque una certa disponibilità a collaborare, Sì, no? se sempre vengono comunque gestiti in una certa maniera, nel senso che sono cavallini che vivendo appunto allo stato brado riescono ad avere una sensibilità che tanti altri cavalli, magari che sono nati in cattività, non hanno. Non hanno, sì. Soprattutto non bisogna prenderli assolutamente con la violenza, ma questi vanno proprio gestiti con dolcezza, amore e tanto tanto tempo perché loro hanno bisogno del loro tempo d'apprendimento, come tutti i cavalli poi. Certo. Una caratteristica di questo tipo di cavallino è che hanno comunque una personalità abbastanza Sì. forte, non è un Haflinger per capirci, No. nonostante la stazza sia simile. Ma nonostante ciò, pur avendo una forte personalità, sono molto collaborativi e la cosa che a me ha sempre stupito è la loro capacità di riconoscere se hanno a che fare con una persona esperta oppure no, perché li vediamo Certo. molto pazienti e tranquilli Certo. con i bambini, Certo. così come a volte con le persone un po' più esperte li vediamo Un po' più magari allegri. un po' più allegri e questo ovviamente con grande Sì, divertimento poi sì. di chi ci lavora. Sì. Questa qui diciamo che non è solo merito nostro, ma è proprio di un lavoro di squadra, anche perché con la mia staffa non è che posso addestrare o lavorare un pony di Esperia, ma diciamo dai primi lavori che si fanno a terra, quindi di sensibilizzazione, di apprendimento, di tutta una serie di lavori che vengono fatti a terra, poi diciamo appoggiare il proprio sedere sulla schiena del cavallo sono proprio i nostri ragazzi, Certo. che per loro è una sensazione bellissima perché quando tu ti siedi per la prima volta sulla sella, il tuo cavallo sotto non ha mai avuto questo tipo di contatto e vedi che comunque ti accetta, per un ragazzo che si approccia al mondo dell'equitazione è una soddisfazione Molto bello, incredibile. sì, certo. Fabrizio, questa passione è nata anche comunque da una collaborazione che Certo, sì. abbiamo. Abbiamo iniziato appunto 10 anni fa quando abbiamo aperto questa collaborazione con gli allevatori giù di Frosinone e poi si è protratta negli anni, tanto che ogni anno diciamo che due esemplari completamente vergini ci vengono consegnati per il nostro lavoro di addestramento. E siamo molto fieri di questi perché in questi anni abbiamo addestrato più di 10-11 cavallini e tutti sono andati poi a finire a lavorare in grossi centri giù a Roma o a Milano o addirittura anche in centri dove lavorano, fanno dressage. Quindi Certo. questo diciamo che noi siamo molto fieri di questo perché vuol dire che già dai primi mattoni che si vanno a mettere su poi si forma un bel soggetto. Certo.
sono cavallini perfetti proprio anche per l'avviamento, molto versatili, fanno un po' di tutto e quindi diciamo che questo è anche uno dei motivi per cui siamo particolarmente soddisfatti di lavorare con loro. Esatto, e poi vogliamo far conoscere la razza, che finalmente è una razza nostra italiana. Certo. Bene, io ringrazio chi ci ha seguiti, grazie Fabrizio. Prego. E ci vediamo alla prossima pillola. Ciao a tutti. Ciao.